Siamo col sindaco di Resana Loris Mazzorato, che conosciamo spesso appunto per i suoi interventi relativi alle tasse, all'IMU, alla situazione della finanza pubblica italiana. Però a Resana si terrà nei prossimi giorni un convegno di portata, vorrei dire, internazionale, perché si parlerà dei segreti del debito pubblico. Questo è il tema del convegno e quindi anche di grande finanza internazionale, anche di come nasce il debito pubblico. Qual è lo scopo di questa iniziativa? Allora, innanzitutto il primo convegno è fatto il primo di ottobre qui a Resana nella biblioteca. Lo scopo è semplicissimo: creare consapevolezza verso i cittadini su ciò che sta succedendo, sulle vere cause della crisi che l'Italia sta attraversando. È una crisi causata da un sistema, posso dire ormai corrotto, che pensa solamente ad arricchirsi alle spalle di noi poveri cittadini, e questo non lo tollero. Ecco perché voglio che ci sia consapevolezza. Voglio che ci sia consapevolezza anche su un altro tema: le famose scie chimiche, che tanto se ne sta parlando. Un altro convegno che stiamo organizzando per il 19 di ottobre, sempre alla sera alle 20, entrambi i convegni, su che cosa sta succedendo. È chiaro, il Ministero dà delle informazioni. Sappiamo che qualche anno fa, quando è scoppiato il fenomeno dell'H1N1, la famosa suina, sono stati fatti milioni di vaccini, i cittadini hanno pagato con le loro tasse e poi si è capito che era una bufala. Allora, siccome io non voglio essere preso in giro come sindaco, io voglio che ci sia informazione. Poi è la coscienza di ogni cittadino che stabilirà se le cose sono giuste o meno. Però voglio dare i giusti strumenti ai cittadini in modo che possano avere grande consapevolezza e preparazione sui grandi temi che stanno toccando tutti. Cerchiamo di capire meglio questo discorso delle scie chimiche. Che cosa si intende? Sono quelle famose scie che vediamo lasciate dagli aerei. Non parliamo di condensazione, parliamo di aerei che rilasciano sostanze cancerogene nell'atmosfera con degli scopi ben precisi. Ecco, su questo vi invito a venire, ad essere presenti e informarvi, proprio per non credere alle tante bufale che girano o capire se c'è qualcuno che sta creando terrorismo, passatemi il termine un po' forte, di fronte a questo fenomeno chiamato scie chimiche. Sostanze che si sospetta siano cancerogene? Ci sono degli studi che dimostrano che sono cancerogene, ci sono altri studi che dimostrano che non sono cancerogene. Allora, a me piace capire entrambe, poi le conclusioni le tirerà ognuno di noi. E parlando invece del convegno, quello del primo ottobre, lì si tratterà anche il tema del signoraggio? Lì tratteremo il tema del signoraggio, tratteremo il tema sul costo vero del denaro che la Banca Centrale Europea paga e quanto gli stati devono riconoscere di interessi passivi in più, questo famoso signoraggio, ai grandi enti. Parleremo di moneta che viene stampata e cosa possiamo noi cittadini fare per bloccare questo sistema ormai perverso e il collasso. Ma chi stampa la moneta? Perché tutti siamo convinti che la stampi lo Stato. Purtroppo non è così. Ecco, io su questo tema invito tutti ad essere presenti, anche perché dobbiamo avere consapevolezza, perché poi quando parlo sembra che voglia essere di parte, sembra che voglia essere il sindaco contro il sistema. Io non voglio essere contro il sistema, io voglio informarmi, voglio capire che cosa sta succedendo, quando ho le giuste informazioni, quando ritengo che le cose meritano di essere ascoltate e comprese, lo comunico anche ai miei cittadini. Quindi il denaro lo stampano i privati? Purtroppo sì, a costo zero, a costo di un foglio di carta, e lo vendono a carissimo prezzo alle aziende e alle famiglie.